Oggi vi preparo una ricetta dove l'ingrediente principale sarà il nodino di vitello, però non andremo a cucinarlo come al solito, andrò a disossarlo e andremo a fare una cottura un po' particolare. Una prima cottura diretta su una griglia, in questo caso una bistecchiera, se avete un barbecue ancora meglio. E finiamo la cottura in forno dove avvolgeremo il nodino di vitello nel fieno e nelle foglie di tenerumi. Allora, la prima cosa che vado a fare è ovviamente andare a disossare il nodino di vitello. Vado a salare, pepare e ungere gli spiedini. Li tolgo, prendo le foglie dei tenerumi, prendo del fieno. Fieno per lasciare più profumi ha bisogno di essere umido, quindi vado a con dell'acqua, vado a vaporizzare. Prendo della carta forno, vado a bucherellare ovviamente la carta in modo da far entrare tutti i profumi. Prendo dello sparo da cucina e vado a legare il tutto. Ok, a questo punto vado in forno a 160 gradi per 10 minuti. In abbinamento andremo a preparare degli asparagi con una salsa allo yogurt, quindi la prima cosa che faccio è pulire gli asparagi e scottarli in acqua salata per qualche minuto. Carta da cucina e li asciugo. A questo punto passo alla salsa allo yogurt, quindi prendo yogurt greco, punta d'olio, sale e succo di lime. Vado ad amalgamare il tutto. Okay, a questo punto attendo che si termini di cucinare la carne, la faccio riposare e procedo con l'impiattamento. Prima cosa, su un piatto vado a posizionare gli asparagi, prendo la salsa allo yogurt, aggiungo del sesamo tostato, peperoncino e olio all'erba cipollina. Ora prendo gli spiedini, prendo un pennello, questo del mosto cotto, e vado a spennellare gli spiedini e termino con sesamo tostato anche qui, peperoncino ed erba cipollina. Ecco qui. Un'idea diversa, saporita, provateci. Alla prossima, buon appetito.